wanna wake up in 1985. And kiss your girl in the backseat of my dad's car. Never nobody school again. Buongiorno a tutti, sono Newtabris96 ed eccoci qui con un nuovo video di 4 perché è arrivata un po' di roba, potete vedere, ma noi oggi ci concentreremo su questi bellissimi tre pacchettini, le mini collezioni, mi sembra si chiamino, come si chiamano già? Sì, mini collezioni di leggende iridescenti, sono uscite di Zoa, Pikachu e Mewtwo. E le abbiamo accattate tutte e tre. Non dovrebbero uscirne altre, per ora non ne sono state annunciate altre, perché a gennaio dovrebbe uscire solo più la collezione speciale di Raichu, questa è quella di Zoroark, che dovrebbe uscire quella di Raichu. Cioè, poi hanno annunciato un sempre di leggende iridescenti, un Darkrai GX cromatico, un box, però quello addirittura a marzo. Perciò l'ordine, l'ultimo ordine che abbiamo fatto, abbiamo preso appunto le tre mini collezioni, lo scrigno di leggende iridescenti, che in un video successivo lo vedrete, sì, la confezione di Zoroark che sarà in un altro video, e le ultra creature che sono ora nelle ultra sedie, stanno uscendo dall'ultravarco delle ultra sedie, perché non c'era spazio, allora le abbiamo infossate lì. Perfetto, comunque iniziamo pure. Ok, allora iniziamo con Zoroark, va. Ok, ma se tu apri Zoroark vi faccio vedere il retro, quanto saranno tutti quanti uguali. No, no, non no, sono tutti ben diversi. Un Pokémon veloce come un lampo. Sono tutti, non sono come quelli di generazioni, queste di Legend of Legends sono. Si sono impegnati di più? Ok, questo era Zoroark, Shining Legend Collection, Zoroark no pinball. No pinball. Perché quello inglese e americano sì, c'aveva anche la spilletta. Ma i bambini se le mangiano, quindi no. La versione italiana è senza la spilla. Questo era Pikachu. Però se vuoi le carte in italiano. Ah, qua c'è quello di Zoroark. Questo è Mevtvo, un pericoloso esperimento. Mevtvo. Ok. Vediamoci anche Zoroark. Un'illusione senza tregua. È un ninja praticamente. Ok, perfetto. Allora qua è uscita la carta appunto di Zoroark. Eccola qua. E anche questa è una prova. Strappartiglio schianto avverso. Saremmo un 89. Ha la capacità di trarre in inganno una folla di persone. Protegge la tana creando dei miraggi. CSM89. Bello, è olografico? Sì, si vedeva, sì, che è olo. Sbrilluccicava. Sì, sì, sbrilluccica. No, no, olografico, c'è il sole lì. Perfetto. Allora, Zoro, questo è il codice. Mini collezione Zoroark dell'espansione Leggende Iridescenti. Perfetto. Perfetto. Ok, le bustine per ultimo le apriamo subito. Ma io direi apriamole subito, così vediamo. Facciamo una sfida fra Zoroark, Pikachu e YouTube. Vediamo chi ha più roba dentro. Chi ne fa. Tanto sappiamo già cosa usciranno in questi pacchetti. Arceus Iridescente e Raichu. Escono di nuovo, era un cazzo, non è possibile. Allora, vediamo, codice è a posto. 1, 2, 3, 4. Cosa c'è qua? Psico, Volcarona, Iniettore Danni, Ultra Ball, Bulbasaur, Golette, Croconaw, Litten, Larvesta, Reshiram, Upa. Upa. Upa Olo. Ok. Ok. Prossimo pacchetto. Andiamo verso di qua. Guarda, il tizio qui vendiamo tutte le varie doppie carte inutili, quello di recenti sarà pieno di oro, sarà strapieno. A posto. 1, 2, 3, 4. Folletto, super recupero, Lilia, alleva Pokémon, Quillfish, Stunfisk, Bulbasaur, Voltorb, Golette, Purloin e Keldeo. Keldeo. Okay. Zoroark. Zoroark, una fava di niente. Due Olo che però abbiamo già, sia Keldeo che Upa. Prossimo. Prossimo io andrei da Pikachu. Ah. Okay, abbiamo già visto il retro. Facciamoci Topazio qua. Io mi devo ancora scaricare il Pikachu con cappello e un'altra luna. Il Pikachu con Caped? Con cappello. Il Caped l'ho finito, è difficilissimo da battere. Lui mi ha visto bestemmiare durante le varie fasi, soprattutto contro il diavolo alla fine. Però ovvio, l'ho finito. Ok. Pikachu. Ok. Questa qui è la carticella. Sun and Moon 76, tua nonna Energisfera. Ok.
che questo Pikachu ha degli occhi un po' strani. Suo nome è Energisphere. Recentemente è stato presentato un progetto per riunire numerosi Pikachu e costruire una centrale elettrica. Dico. Anche questa è olografica. Sì. Facciamo vedere l'olograficità. Sì, si vede. Comunque sta fatta abbastanza bene, stranamente. Meno male. Ma ti ho detto, ultimamente, da leggende iridescenti hanno iniziato a stampare quel codice mini collezione Pikachu. Perfetto. A posto, a posto. Ok. Bustinelle. Speriamo che vada un pochettino meglio. Di... le bustine di Pikachu si può uscire con un Raichu GX. Più che Skentei, ma figurati. Anche perché è l'unica GX che ci manca. Yeah. Quindi uscirà Zoroark, che è già uscito. Ok. Vediamo, vediamo. È una full art. Sento qualcosa di strano. Secondo me potrebbe essere ed una è carta... così che fu un Upaolo. Potrebbe essere... può darsi. Psico. Spiritomb. Alleva Pokémon. Electrode. Larvesta. Scraggy. Croconaw. Jinx. Plastol. Reshiram. Entei GX full art. Non l'ho detto Entei GX, però non mi riferivo al full questa art. Questa è ottima. Entei GX. Fuoco continuo, rogodenti e coraggio incendiario. Coraggio incendiario. Che la faccia del pirone. Bella questa. Di Entei c'è appunto, c'è la versione normale, questa e poi quella rara segreta. Quella arcobalenosa. Sì, quella argentea. L'ha posto, fighissimo. Pikachu si porta in super vantaggio. Pikachu è avanti. No, Pikachu ha trovato Entei. Boh. Esattamente come il film Pokémon Scelgo Te, Pikachu trova Entei. Che c'è sì? Quel film ci sono Entei, Raikou e secondo, soprattutto Entei. Aspetta, ma ho visto qualcosa di mega scintillante o sbaglio mentre muovevi? No, non ho visto, no, non stavo guardando. Forse Pikachu ha avuto grande successo. Pikachu ha sbancato, speriamo. Mi è sembrato di vedere una mega riflessa. Mi è sembrato di vedere un gatto. Esatto. Anche. Sì, potrebbe essere una GX. Speriamo che Entei così e poi davvero... No, se... E mi dono il tubo. Magari. Fuoco. Carnivine, Electrode, Flotel, Totodile, Buizel, Pikachu, Bulbasaur, Torkoal, Ivysaur, Mewtwo GX che abbiamo già, però vabbè. Niente male sto... Pikachu è avanti. Questa tanto si vende in 4.48 perché se è un Charizard o Mewtwo va praticamente ruba secondo me. Sì, dovrebbero andare bene. Mira, Pikachu tutte e due Pikachu le bustine... stra sbancato. Niente male. Mi rivedere un attimo sto Mewtwo che la gente non l'ha visto tanto bene. Mewtwo GX. Ma perché c'era già uscito, sì. Mi sembra. Psicobotta, assimilazione. Non mi ricordo, forse quando avevamo. Esplosione totale. Quando avevamo comprato quelle 20 bustine. Sì, extra. Sì, una volta ne compra 20, una volta ne compra 10. Compro 10. Quelle che ci sono. Se quelle ci sono, quelle compro. Via. Capire queste cose. Un uomo che soffre. Anche un pezzo di cartone che soffre. Ok. Ecco qua. Vediamo che Mewtwo sia più fortunato di Pikachu. È difficile. Allora, Mewtwo, super psico e pressione. Ecco qua. Aspetta, sono in Moon 77. Mi ha fatto la finta, io già stavo muovendo. Mewtwo. Pensaci tu. Pressione e super psico. Quindi un Pokémon creato usando i geni di Mew. Si dice che fra i Pokémon sia quello con l'animo più crudele, ma non penso. Avete mai visto un Malamar voi che sbaglio? Un Calamanero. Il mio l'ho chiamato Calamanero. Mewtwo. Ok, figo. Promo 77. SM 77. Zoro, Pikachu era la 76 e invece Zoroark tipo la 89. Zoroark fa per fattissimo. Va bene. Codice di Mewtwo, mini collezione Mewtwo. A posto, ecco qua. Bustina. Devo fare prima Rayquaza. A posto. 2, 3, 4. No, 3, 4. Fuoco. Alleva Pokémon. Electrode. Mega Ball. Jinx. Pikachu. Ekans. Torkoal. Breloom. Buizel. E Reshiram. Reshiram. Ultima bustina per questo video. Codicione. A posto. E cosa abbiamo qua?
Sa qualcosa di buono. Qualcosa di buono. Qua è un pochettino. Boh, speriamo sia Entei o qualcos'altro. Folletto. Alleva Pokémon. Electrode. Mega Ball. Voltorb. Litten. Purloin. Zoro. Golem. Chris. E Entei GX. Ma che sì, culo. Sì, l'unica GX che ci mancava. Puntata Entei oggi. Vai. Buonissimo, mamma mia. Quindi Entei GX. Fuoco continua, beh, le mosse sono identiche. Beh, 6 bustine, 2 GX e una full art. Beh, questa qua. Che queste due che ci mancavano. Perciò queste due ci mancavano, e che culo che non sono dei Raichu. Questa qua, comunque. Che culo che non sono dei Raichu. Questa qui, comunque, ci è uscita una volta sola, quindi non ci possiamo lamentare. Non ho tante sia doppia. Entei, Entei, veramente fighi. Bene, noi ci vediamo al prossimo video con... Ah, comunque ha vinto Pikachu. Ah sì, Pikachu ha beccato queste due. Mewtwo, e Zoro Arc è una gran fava di niente. La prossima volta apriamo il suo video lo screen. Quindi, se volete vederlo, restate sul canale. Ciao a tutti e noi ci vediamo al prossimo video.